Cioè, oggi evidentemente siamo un po' in ritardo, 18-19 non c'è ancora, diciamo, alcun segnale, quindi evidentemente i dati stanno arrivando con qualche ritardo oggi. Giovanna, allora abbiamo fatto vedere quello che potrebbe essere uno scenario qui da noi, come ci hai fatto vedere tu ieri, invece quella è la realtà con cui le persone si muovono adesso. Se non hanno questo, diciamo, questa patente non possono neanche andare in una stazione da nessuna parte. Allora, bisogna capire che oltre a questo c'è evidentemente anche un'operazione di massa di test e di tamponi. Oramai gli spostamenti, ad esempio quasi 100.000 persone si sono spostate da Wuhan e sono tutte sane, hanno il marchio verde sul loro telefonino, ma le grandi città come Pechino, Shanghai, prima di accogliere queste persone fanno il test. Perché? Perché queste persone possono essere asintomatici, cioè possono essere persone che non hanno febbre, non hanno sintomi, ma sono ugualmente portatori, certo, di coronavirus. Quindi l'unico modo per sapere se sono portatori sani e quindi pericolosissimi perché contagiosi è evidentemente un grande test di massa. Quindi anche l'app, dopo che tu sai di essere venuto a contatto con una persona che è positiva, devi poter sapere se sei positivo anche tu, se sei anche tu un portatore sano o non lo sei. Assolutamente così. Allora vi prego di rimanere qui con me, adesso io do la parola a Lorella e poi naturalmente torniamo non appena arriva la Protezione Civile con l'aggiornamento di oggi. Vengo da te, Lorella. Sì, Alberto, grazie, naturalmente interrompimi in ogni...